La delicatezza dell'argomento trattato impone di essere più che cauti, ma la denuncia c'è ed è da quella che occorre partire. Ieri mattina il sito web ilquotidianodisalerno.it ha pubblicato un articolo a firma del direttore Aldo Bianchini, con un virgolettato che presume il suo essere in possesso del carteggio ufficiale. Si parla della denuncia di 4 pagine presentata il 12 ottobre alla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno da uno degli imputati del processo Linea d'Ombra, 4 pagine fitte di accuse di irregolarità sulla vicenda imprenditoriale della famiglia Panico, con un finale da brivido. Nelle ultime righe dell'esposto riportato da Bianchini si parla di materiale tossico ed inquinante sotto le fondamenta del centro commerciale Pegaso. Leggiamo dal sito web: solo ed esclusivamente per dovere civico vi informo di essere venuto a conoscenza che sotto le fondamenta del Pegaso vi è materiale tossico o inquinante. Tale notizia è venuta a mia conoscenza pochi giorni prima del mio arresto, cosa della quale mi ero anche dimenticato, e solo le locandine di alcune testate giornalistiche sul problema dell'alto tasso tumorale in Campania mi hanno ricordato. Il firmatario della denuncia farebbe in essa anche nome e cognome di chi l'avrebbe messo a conoscenza di questa circostanza. Per chi vive a Pagani una notizia bomba, sia nel caso che si tratti di un'illazione infondata, sia che invece sia tutto vero. Ebbene, che però si faccia luce. Per capirne di più abbiamo provveduto a chiedere delucidazioni sia al comandante del nucleo di Polizia Tributaria di Salerno, sia al procuratore capo della Procura di Nocera Inferiore. Da entrambi la sonora smentita dell'apertura di un fascicolo sull'argomento, ma il direttore Bianchini, seppure in maniera velata, lascia intendere che invece qualcosa si stia muovendo. Ovviamente l'auspicio è che si faccia luce ed anche al più presto. Ormai risaputo è lo stretto collegamento tra rifiuti tossici e patologie tumorali, e se rapportiamo l'alto tasso di incidenza tumorale nell'agro, comprensibile è non la preoccupazione ma l'allarme sociale sulle recenti notizie di cronaca che vogliono l'agro crocevia almeno del passaggio o traffico che dir si voglia di rifiuti speciali tossici o nocivi su una terra considerata ormai terra di nessuno a causa dello scarso peso politico istituzionale che l'area nord della provincia di Salerno ha nel panorama regionale prima e nazionale poi. Ed allora l'invito va alle forze dell'ordine e alla magistratura perché possano ridare fiducia e speranza a cittadini abbandonati al loro destino.